Con questo tutorial illustriamo i passaggi necessari per la generazione delle fatture in formato elettronico, partendo dal programma FATEL, sino ad arrivare al portale Zucchetti Digital Hub, in modo tale che riusciranno ad arrivare all'Agenzia delle Entrate. Quindi, per generare le fatture in formato elettronico, in formato XML, utilizziamo FATEL, stesso programma che utilizziamo per lo spesometro e la liquidazione IVA. Quindi abbiamo la home di FATEL per quanto riguarda la fatturazione elettronica, la comunicazione alla ditta dati IVA e per il ricevimento delle fatture passive. Andiamo a guardare il ciclo attivo delle fatture, quindi clicchiamo la prima parte del programma. Abbiamo sia per quanto riguarda la PA sia per quanto riguarda i privati. Andiamo a selezionare i privati e compare questa maschera dove avremo tutte le nostre operazioni per la generazione della fattura. Prima di tutto bisogna importare le fatture dal programma di contabilità ad hoc, importandole quindi in FATEL. Quindi clicchiamo Importazione documenti, gli diamo l'ok. Dice che l'importazione è terminata con successo. Una volta importata la fattura, il programma richiede delle trascodifiche, cioè bisogna codificare la tipologia di documento, la natura dell'IVA, i pagamenti e le scadenze dei pagamenti per FATEL, quindi dargli un codice di FATEL dal programma di contabilità ad hoc. Questa richiesta viene fatta soltanto la prima volta in cui viene importato quel tipo di documento e le varie caratteristiche. Dalle volte successive in poi non viene più fatta questa richiesta. Quindi, questo essendo uno dei primi documenti che importiamo nel programma, di sicuro ci sono delle trascodifiche da dargli. Quindi clicchiamo il sì. E mi chiede queste tre cose: l'esclusione articolo 15, quindi la natura dell'IVA che c'è nella nostra fattura. E andiamo a indicargli che è un N1, escluso articolo 15, il bonifico, andiamo a indicargli la voce bonifico, e poi il 30 giorni fine mese, gli andiamo a indicare pagamento completo. Aggiorniamo. Dice che l'aggiornamento è terminato con successo. Usciamo, andiamo a vedere l'elenco fatture importate nel cruscotto fatture. Ci ritroviamo le fatture importate, che in questo caso abbiamo importato soltanto la nostra nota di credito che è la 1102, in stato di validazione. Dobbiamo passare varie fasi prima dell'invio della fattura al Digital Hub. E quindi andiamo a fare la validazione attraverso la selezione della fattura e dandogli l'esegui, cioè che l'elaborazione della validazione è venuta con successo, quindi diventa da blu a verde la validazione. Di conseguenza avremo la generazione in blu. Dobbiamo generare la fattura. Riselezioniamo la fattura, diamo l'esegui. La generazione è diventata verde e adesso abbiamo la possibilità di vedere l'anteprima della fattura in XML in forma ministeriale o semplificata. Quella principale è la ministeriale, quella che l'Agenzia delle Entrate prende in considerazione ed è questo formato qui, dove abbiamo i dati anagrafici di chi emette la fattura, come
con agente sociale, partita IVA e sede legale, i dati del nostro cliente, la tipologia di documento che abbiamo emesso, di nota di accredito, la tipologia della fornitura che abbiamo indicato nella fattura con il valore totale e anche l'IVA, la natura dell'IVA e la sua descrizione che abbiamo indicato precedentemente in fattella attraverso le trascodifiche. Quindi lo ripete anche nella parte dati di riepilogo per l'aliquota IVA. E poi infine abbiamo i dati relativi al pagamento totale con l'IBAN e la tipologia di pagamento. Il formato della fattura termina così e questo è quello ministeriale. Ora andiamo a vedere il modulo semplificato, che è molto più simile a una fattura. Quindi abbiamo i dati dell'utente, dati del cliente, numero fattura, data fattura, codice destinatario che per tutti sono i 7 zeri e la descrizione con la natura dell'IVA, totale fattura, importo del prezzo unitario, la quantità e il pagamento che abbiamo indicato, quindi bonifico con la data di scadenza. E questo è il modello semplificato. Usciamo. Precisazione. Sia per quanto riguarda la validazione che la generazione che l'invio, se Fatel riscontra delle problematiche per dei campi che non abbiamo indicato o per altri motivi, non permette quindi la validazione oppure la conferma della fase che stiamo facendo, ci segnala l'errore. L'errore lo possiamo andare a visualizzare attraverso il log qui in basso, dove c'è la descrizione del problema e ti dà la possibilità di risolverlo tramite un pulsante che comparirà con risolvi e poi si potrà risolvere il problema che ci presenta, in modo tale che possiamo passare alla fase successiva. In questo momento, dopo la generazione, dobbiamo fare l'invio della fattura al Digital Hub. Quindi riselezioniamo la fattura, gli diamo l'esegui. Dice che l'invio è avvenuto con successo, quindi diventa verde. Ora dobbiamo passare al Digital Hub. Una volta inviata la fattura dal Fatel, entriamo tramite le credenziali che la Zucchetti ha inviato noi tramite mail. Entrando nel Digital Hub, quindi riusciamo a vedere la fattura che abbiamo inviato. Ci si presenta una home di questo tipo con le comunicazioni dei dati della fattura, le comunicazioni dati per la liquidazione IVA, poi abbiamo la fatturazione elettronica attiva e quella passiva. Andiamo a selezionare quella attiva. Andiamo a scegliere verso privati e qui ci ritroviamo la fattura che abbiamo inviato. Per fare la firma della fattura, che infatti ce la ritroviamo in stato da firmare, se riselezioniamo la fattura andiamo a pescare la chiave, dove tramite questo menu possiamo fare le varie operazioni sulla fattura. Scegliamo la firma predefinita . Così abbiamo la fattura in stato da firmare, passa al stato da confermare. Successivamente, riselezionando la fattura e aprendo di nuovo quel menu che abbiamo aperto adesso per la firma, lo apriamo per dargli la conferma, la fattura da
dallo stato da lavorare passa allo stato in attesa. In questo momento in poi l'Agenzia delle Entrate prende in carico la fattura che abbiamo lavorato e la gestirà per farla arrivare al nostro cliente. Una volta arrivata al nostro cliente, la fattura sarà in iter completato, sia se è stata consegnata, sia se non è stata consegnata e quindi c'è stata una mancata consegna. E poi di conseguenza ci ritroveremo l'elenco delle fatture che abbiamo inviato. E questi sono tutti i passaggi per quanto riguarda il ciclo attivo. Per quanto riguarda il ciclo passivo, noi al momento in cui riceviamo una fattura da un nostro fornitore, la Zucchetti ci segnala l'arrivo della fattura sul Digital Hub tramite una mail e andremo a cliccare la fatturazione elettronica passiva. Cliccando la fatturazione elettronica passiva abbiamo l'elenco delle fatture che abbiamo ricevuto, dove avremo la possibilità di scaricarle e visualizzarle in formato XML e i vari allegati poi che i nostri fornitori metteranno all'interno della fattura.